fare serie, mi devo alzare, faccio un sacco da abitare, per mutare o assemblare, per dipingere e giocare, un altro punto devo fare, con un uscita che è un disastro, mille pezzi, un altro nastro, con i soldi, tanto amore, è la vita del pittore, siamo modellisti galattici, lì vinta hobby style, pure il pulso ho pagato, ma la gara sono andato, e nessuno mi ha cagato, un pennello 6, 7, 4 amici, col pirete, le serate sono perfette, l'amorosa non fa caso, guarda male sto cenazzo, ho comprato un caro caccia, questa volta si mi caccia, siamo modellisti galattici, lì vinta hobby style. Questa volta si mi caccia, siamo modellisti galattici, living in the hobby style, siamo modellisti galattici, sempre qui con te. Galattici amici, ma soprattutto galattiche amiche, benvenuti a questo torneo Winter Incoming direttamente dalla Casa dei Giochi di Milano, dove tantissimi giocatori si sono riuniti per affrontarsi nel più grande evento organizzato che la memoria umana ricorda, almeno nel nord Italia o nelle frange settentrionali della galassia. Ci troviamo in questo torneo organizzato appunto dalla Ludic Incoming di Roma con la partecipazione e collaborazione di Guida Galattica per Modellisti e supportato dalla Lega Chaos per raccontarvi come sta andando questo torneo. In questo torneo si stanno sfidando una marea di giocatori in un torneo per decretare il campione nazionale di Chaos, giusto? Di Age of Sigmar e tutti gli altri sistemi paralleli di gioco, quindi abbiamo avuto ieri e oggi un torneo di Underworlds. Hanno giocato ieri a Kill Team, giocheranno oggi a Warcry e tutti quanti portano una cosa molto importante, armate ed eserciti completamente dipinti, che adesso andremo a vedere. Non dimenticate che la diretta della partita finale, quindi il tavolo 1 di ogni partita che si è svolta, la potete trovare sul canale Twitch di Lega Chaos e in diretta in questo momento, tanto c'era anche la registrazione, quindi una parte potrete recuperarvela. Nel frattempo io e il Doc Nico faremo un giro per i tavoli di questo bellissimo torneo, bellissimo evento, per farvi vedere che cosa stanno combinando i giocatori. Andiamo a vedere! Prima di avventurarci, galattici amici, nell'esplorazione del torneo di Chaos, abbiamo scoperto che si sta svolgendo anche un torneo di Warcry. Quindi in realtà il nuovo gioco di targato GV è già stato... voglio dire, è già stato studiato dai giocatori del Milanese e stiamo qui a vedere come sta evolvendo questa partita. Potete vedere dei modelli splendidamente dipinti, in questo caso due bande di Beast Tamers si stanno affrontando su questo bellissimo tavolo da gioco. Possiamo disturbare un secondo i giocatori per farvi qualche domanda? Com'è questo nuovo gioco? Un'impressione a caldo su Warcry? Non lo so, è divertente. Come si pone rispetto agli altri giochi e agli altri giochi GV? Diverso, nuovo, ha delle nuove meccaniche che gli altri giochi non avevano. Ok, quindi abbiamo una dinamica totalmente diversa rispetto a quella di Chaos. E com'è affrontare una banda che poi di fatto è uguale alla tua? C'è una strategia diversa, differente? No, è molto strano perché sei già quello che faresti tu e se ti aspetti che lo faccia lui, quindi è particolarmente complicato pensare al contrario. Ok, quindi è importante, in questo caso peseranno più i dadi o una strategia diversa? Probabilmente più i dadi perché sono abbastanza equivalenti, quindi sarà dura, ci si equiparrà abbastanza. Quindi soltanto il più fortunato prevarrà in questa partita. Vabbè, ma tanto siamo abituati. Grazie mille ragazzi, buon gioco, grazie. Come mai l'idea di portare in battaglia questo tipo di armata? Beh, finalmente hanno rifatto delle regole per la Legion of Naga, cioè ho sfruttato l'occasione per rimontare una banda, più modelli di Kembrick. Ragazzi, abbiamo i re dei sepolcri di Kembrick che calcano di nuovo il suolo del mondo di Chaos. Mentre dall'altra parte abbiamo degli sciami eterei. Andiamo un attimino a vedere se riusciamo a prendere qualche informazione in più. Come vedi questo scontro? Beh, lui ha un fortissimo vantaggio numerico, però il gioco non si basa alla sconfitta complessiva dell'avversario, quindi ci sono buone possibilità. Ci sono possibilità. Ok, in ogni caso Nagash sarà contento di questa guerra civile. Grazie mille ragazzi. Uno. Proseguendo questa carrellata di questi tavoli splendidamente dipinti e queste bellissime ambientazioni, c'è uno scontro fantastico tra gli Splinter Fang, sì,
e i Goblin. I Goblin, sì. Blue Spite. Come mai questa... Tu sei il giocatore ovviamente del Splinter Fang. Sì. Come ti trovi ad utilizzare questo esercito? Sono carini, dai. Sono tutti buone statistiche. Poi hanno qualche abilità figa, tipo il veleno, che è figa come abilità. Ho visto che rende anche contro modelli grossi, è abbastanza utile. Sono carini assai. Molto bene, molto bene. E invece di qua, come mai hai portato in battaglia un esercito che non è uscito nella wave iniziale? Perché in realtà ho la stessa armata per Aos. E picchiano tantissimo. Ok, qui c'è un miglioramento rispetto ad Aos. Picchiavano anche in Aos, però qui non sono randomici. Quindi sono un po' più sicuri. Volano, forza 5, resistenza 5. Ah, quindi anche abbastanza resistente. Si può imputare una bella strategia. Abbastanza. Pochi, costosissimi, ma girano bene. Come avevi un pronostico per questa partita? Temo, visto che questi stanno entrando, salendo qui sopra, che la vinca lui. Però dipende da se riesco a far arrivare un po' di roba sull'obiettivo. Diciamo che ancora nulla è detto. Quindi. Ancora nulla è detto, perfetto. Esatto. Grazie mille ragazzi, buon gioco. Cosa ne pensi di questo... dell'interazione degli Stormcast in un contesto come quello di Warcraft? Bello, perché comunque la parte da tiro è ben vista e comunque gli spazi sono ben aperti, quindi si può ancora, nonostante tanti elementi scenici, puntare su un esercito da tiro. Sì. E invece i Beast Tamer come gestiranno la presenza di questi colossi in armatura dorata? Andare il corpo a corpo e pure tirarli giù dalle varie, con questo pezzo che ha la possibilità di tirare giù le persone, e lo facciamo in diretta. Allora, perfetto, hai puntato una strategia diversa o stai utilizzando la banda base? Banda base. Banda base. A questo perfetto punto. Vediamo. Allora, vediamo lui che attacca. Vediamo un questo qui. Questo va a definire, scusami. No, c'è la fine del sì, 14 ferite, ne mancano 3. Questo è il range. No, andiamo sul leader. Allora, primo attacco. Vediamo. 4 e 3. Utilizzo il reroll. Allora. È sempre 4, niente. Secondo attacco. A questo punto sono 4 danni in tutto. Prima o poi deve entrare. Il leader ha subito 4 danni con l'arpionata giusto del cacciatore. Faccio un'abilità speciale, un altro attacco, sempre con 2, e ti sposto di 3 pollici verso di me. Quindi 2 danni ancora e ti sposto di 3 pollici verso di me. E se cadi, se non sbaglio, subisci delle ferite. Sì, ti faccio cadere qui. Fuori dal range di 6. Tiri un dado per vedere se subisci ferite. 1, 2, 3, niente. 6, 3 ferite. Se scalo qua. Oh, ma la fortuna. Diciamo che questo arpione ha dispensato. È quello del capitano Hakab. Perfetto, non perde un colpo. Grazie mille ragazzi. Galattici amici, ci ha raggiunto il nostro Doc Nico per valutare la qualità della pittura di tutti gli eserciti che sono in questa bellissima sala. Ricordiamo che ci sono ben 58 partecipanti a questo torneo, che è un numero stratosferico, tutte con le armate completamente dipinte. Adesso io e Doc Nico faremo un giro. C'è bella robina. C'è della robina interessante. Andiamo a vedere quello che c'è e scegliamo magari qualche armata caruccia, perché così io ho visto di interessante. Un po' di cose davvero interessanti ci sono. Andiamo a vedere, ad esempio. Questa armata di Slaanesh quasi monocromatica. Io andrei a vederla un pochino più da vicino. No. Gioca su un colore molto tenue, che è il verde acqua, che è la prima volta che lo vedo applicato a un intero esercito, ed è una cosa molto 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 carina. Un colore molto atipico anche per Slaanesh. Tu sei il proprietario di questa armata, giusto? Domanda, come mai hai scelto questo schema di colore? Allora, guarda, è interessante perché essenzialmente Slaanesh è un esercito di base viola, il colore tematico sarebbe viola, che mi piace molto, però siccome sono speciale, vabbè. Quindi non so, mi piaceva questo verde acqua, mi ispirava come combinazione, alla fine molto cioè lo trovo come una combinazione abbastanza elegante, come eleganza ha senso a livello tematico. E poi avevo questi cristalli che, insomma, per decorare le basette pure ci si potevano stare. Quindi mi è sembrata una combinazione particolare, se non altro. Un bel esempio di un'armata a tema con un bel gusto nell'esecuzione, molto molto tenue, molto morbida la sfumatura. Sì, sembra quasi un bianco e nero vederlo così, è molto molto interessante come schema, appunto, perché come dicevi giustamente Slaanesh è sempre viola, quindi quello o varie sfumature di viola. Vederlo così strano e così desaturo è decisamente interessante come schema. Ovviamente. Ovviamente il suo avversario non si farà impressionare da questo sfoggio di colore. Che lista hai usato per affrontare questa partita? Allora, purtroppo ho scelto di rinunciare a Morati. No, okay.
che è un pezzo che ritengo comunque molto forte, ma mi sono voluto concentrare più sulla massa e giocare tante streghe, infatti in gioco 3 unità da 30. Urca, una bella linea di battaglia allora. Esatto, punto molto sulla solidità di questi pezzi, sono molto numerosi e hanno anche una notevole mole di danno. E allo stesso tempo riescono a spostarsi molto velocemente lungo il campo perché hanno la possibilità di correre e caricare. Quindi due eserciti che puntano molto sia sull'eleganza che sulla potenza in battaglia. Molto bene. Buon gioco ragazzi, grazie. Bene, bene. Siamo arrivati quindi, stiamo continuando il nostro giro, la nostra ricognizione tra i vari tavoli di Aos e in cerca di armate che ci spiccano, diciamo così. E ne abbiamo trovata un'altra. Con un'armata di Bretonnia, giusto? Un'armata di Bretonnia, perché... Già che c'è, freschi freschi della Grimwatch, continuiamo con Bretonnia. Col tema bretoniano attraverso queste bellissime conversioni. Sì, che decisamente. Cioè, sono semplici perché non c'è nulla di stravolto. Alla fine il modello è comunque ben riconoscibile. La finezza in tutto questo è stato scolpire le vesti e mettere elmi e scudi per richiamare il background, quindi la storia che sta dietro ai Flesh Eater Corps. E a questo punto dobbiamo fare una domanda d'obbligo al proprietario. Possiamo disturbarti un secondo? Sì, dimmi. Come ti è venuta in mente l'idea di convertire questi Vargeist con un tema di fatto bretoniano? Ma fondamentalmente sono appassionato del vecchio Warhammer già da tempo, quindi conoscevo Mosillon e quindi praticamente diciamo l'unico casato bretoniano che era un po' esattamente, siccome ho letto il background dei FEC e ho letto che praticamente pare che comunque sia in qualche modo avessero delle reminiscenze, qualcosa di bretoniano esiste ancora, siccome mi piaceva l'idea di Mosillon, cavalieri corrotti, è un attimo. Quindi ragazzi possiamo dire che Bretonnia vive, quindi grazie mille. Dall'altro lato invece abbiamo un esercito con un bel tema marino, un bel esercito di Idoneth Dipkin. Sì, giusto? Esatto. Diciamo, sullo schema di colore, come sei arrivato all'idea di questo schema di colore? Ma allora, semplicemente le murene sono dei pesci... Sì, fino a questo punto diciamo, sulle basi ci siamo, sono dei pesci. Sulla partita. Allora, niente, ho messo uno schema di armatura orange, che è quello consigliato al GV, che è classico metallizzato con l'azzurro. E basta, poi le murene viola. Complimenti per le basette, ti danno un bellissimo un tocco a questo esercito della Valeria, sì, sì, bello, dà un effetto particolare con sé. Molto bene, grazie ragazzi, non vi disturbiamo oltre, grazie, buon gioco, buona partita. E qui si scioglie un po' il mio cuoricino, perché chi mi conosce già sa della mia passione profonda per i nani, e qui vedo un'armata di Fire Slayers, quindi armata che ho anche io, tra l'altro. Che affronta qui... le legioni di Nagash in persona, voglio dire. Cioè, sì. Quindi vedo anche che c'è una palizzata che è stata schierata in questo momento. E c'erano anche gli elementi scenici, sì, a tema dei, sì, esatto, quindi... dei Fire Slayers. Cos'è che ti colpisce allora, particolarmente? Risaltano in particolare, secondo me, le fiamme dei bracieri, che sono totalmente diverse da come lo dipinte io, perché lo dipinte più come una scia di fumo. Okay, vederle più ardente, come fiammeggiante ardente da un bel punto di luce, in realtà, anche perché i modelli sono abbastanza bassi come toni e quella botta di colore attira tanto l'occhio, quindi molto bene, decisamente molto interessanti. Bene. Ma anche l'altro esercito è molto molto carino. Abbiamo un esercito di Nagash comandato dal signore della non morte in persona. Che ha avuto però un bel lavoro di conversione. Possiamo andare a chiedere magari numi al proprietario di questo esercito di Nagash, che sei tu. Sì. Ok. Una domanda, una curiosità. Che lavoro di conversione c'è stato dietro questo modello di Nagash, che è un bellissimo pezzo centrale? Sì. Allora, ho utilizzato l'oscenico dei FEC, dei Flesh Eater, sì, come base, perché il pezzo originale non mi piaceva, poi dopo balla, chi lo sa lo conosce, perché sta in piedi solo su questi fantasmini, quindi quando lo metti si muove, non mi piaceva. Poi niente, l'ho impernato sopra la struttura e ho modificato un po' i fantasmini perché ci volassero intorno. Dà molto l'idea di Trono del Potere, sì, che voglio, sì, dire, sì, per no, Nagash è un, sì, pezzo, sì, sì, no, mi piaceva centrale. Molto, sì. Complimenti, bellissimo lavoro di conversione. Bene, complimenti a entrambi per queste bellissime armate. Lo schema viola. Sì, anche lo schema, vuoi dire qualcosa, Nico? Molto particolare, cioè, perché di solito alla fine si vedono schemi più tendenti all'azzurro o al verdino. Dare una botta di
non vita, perché a questo punto è non vita, con il viola è particolare. Complimenti. Molto bello anche le basette con bel colore di contrasto. Sì, giallo viola, proprio complementari. Grazie mille ragazzi, buona partita. Caro Doc, abbiamo trovato un bellissimo esercito di Nargo. Lo so che forse non è il proprio quello che ti piace di più, però devo dire, forse tra le varie divinità del caos, Nargol è quella che mi diverte di più da dipingere. È che già io allora ho sbagliato tutto, perché la risposta doveva essere Korn, quindi già mi ha sbagliato tutto. Sono Nargol e Zinch. E Zinch, perfetto proprio. Secondo me è un bel, molto morbido anche qui, molto bella la transizione. Molto carino, molto, molto carina l'area sul campo, da una bella vista d'insieme. Comunque pezzo centrale d'obbligo, perché ovviamente il grande in mondo deve esserci per forza di cose. Però secondo me il pezzo più bello non è il grande in mondo, no, quando i cavalieri sono, della sì, peste. Esatto, loro sì, loro sono decisamente belli. La transizione così morbida dell'ala attira parecchio. Vogliamo chiedere un attimino al proprietario di questa armata. Scusa, possiamo farti una domanda? Certo. Che lavoro di pittura c'è dietro questi modelli bellissimi che stai appena muovendo? È un bagno di sangue. È molto impegnativo. Bisogna chiaramente stare molto attenti ai dettagli, le ali bisogna fare a colorografo, e questi, poi ci sono più cura per questi dettagli, quelli magari un po' meno, ma sicuramente alcuni sono molto impegnativi. È un'unità che sicuramente risalta sul campo di battaglia e salta sì, all'occhio. A parte questo che mi si è purtroppo è caduto giocando, non è ancora virtualmente caduto giocando. Ah, si è un po' soltanto un po' colore. Esatto, si è afflosciato praticamente. Vola raso terra in realtà. Esattamente. Va benissimo, grazie mille ragazzi, buona partita e prossimo torneo. Io prima ho citato Zinch, ce l'abbiamo qua. Una bellissima, bellissima armata di Zinch. Totalmente atipica rispetto a quello che si è sempre visto di Zinch, quindi con colori molto saturi, molto fumettosi. Credo che non ci sia quasi un colore riconducibile all'immaginario. Non c'è un colore. Ed è molto molto particolare, molto molto interessante. I due grandi mondi, i due grandi uccelli, sono due grandi polli, voglio dire, i due signori, i del, due mutamento. Signori del mutamento, vuoto, okay. Lapsus freudiano, sul mutamento e sugli uccelli, okay. Il doppio lo fa solo lui, per carità di Dio. No, quale Dio, basta. Allora io a questo punto sono molto curioso, voglio un po' di dettagli. Cosa c'è dietro questa armata? Cioè, com'è nata l'idea, la realizzazione, qualche episodio interessante? E sostanzialmente la mia armata era... Non mi piace mai colorare le mie armate con colori tipici, no? Quindi Zinch di solito è blu, quindi non la farò mai blu. Quindi un seguace del Mac, stiamo capendo da questo punto. E quindi cosa ho pensato? Ho pensato... ho fatto un riferimento alla mitologia nordica, con i due corvi di Odino, Ugin e Munin, e li ho rappresentati su Kairos. Kairos è sostanzialmente un uccello con due teste, quindi sono entrambe le teste dei due corvi, e per questo è diventato nero. Da lì, partendo, facendo questo nero, ho sviluppato l'armata. Quindi è il pezzo centrale che poi ti ha ispirato alla realizzazione di tutto. Lui, è interessante questo, che molto, di solito molto, magari molto. È più, che ne so, la truppaglia che dà l'idea generale e poi si arriva al pezzo centrale, invece qua all'inverso. Perfetto. Ma devo dire che anche questo ottimo lavoro, però anche questo verdino come colore di contrasto ci sta. Molto molto diversa dal solito, sì. E molto davvero complimenti. Complimenti, grazie mille. Ragazzi, peregrinando in questo evento grandissimo con un sacco di armate bellissime, voi mi dovete perdonare un momento a Marcord, perché siamo qui con un giocatore, sì, che incarna effettivamente lo spirito di questo hobby. Infatti abbiamo un vero e proprio rappresentante dell'impero qui con noi, che ha portato in battaglia un bellissimo esercito dell'impero. Tutto dell'impero. Ci vuoi dire qualcosa di questo esercito? Come è nato? Lo schema di colore? Allora, è nato principalmente da una mia voglia di staccare dalla parte competitiva di Age of Sigmar, perché come altro esercito al tempo facevo Legion of Nagash, esercito top tier del tempo, comunque molto forte anche ad oggi. Ho detto, io voglio staccare, voglio fare un esercito che proprio mi piace. E io non giocavo al fantasy, quindi non avevo prima... Ah, non è una vecchia... Esatto, però con l'uscita del gioco Total War Warhammer, sì, per PC, ero fan della saga, l'ho preso e mi sono appassionato tanto. E vabbè, come molti, mi sono innamorato di questa fazione qua, che onestamente c'ha stile, con sti cappelli con le piume, i piedi nudi e mille altre cose.
La cosa che mi ha spinto proprio è un mio input modellistico. Volevo dipingere un esercito in uno schema di colori che mi piacesse, proprio che mi identificasse. Allora ho scelto questo qua, dell'Averland vecchio, ormai. Dell'Averland che fu. Dell'Averland che fu, esatto. E la voglia di portare questo esercito a questo torneo nasce dallo stesso motivo, o meglio, volevo partecipare comunque a questo torneo perché è probabilmente l'evento più grosso che si svolgerà quest'anno, comunque tra i più grossi. Solo che non volevo, allora avevo diverse opzioni: portare morte, non mi dava davvero voglia perché lo trovavo un po' noioso, portare questo. Beh, diciamo che hai portato un bellissimo esercito, cioè hai portato un esercito che incarna veramente lo spirito del vecchio Warhammer, cioè sono dei pezzi... Cannone, Hurricanum, cioè, sono dei pezzi di quasi 20 anni fa, cioè dei pezzi, dei pezzi meravigliosi che con quali molti di noi hanno iniziato a giocare. Infatti i vecchi picchieri imperiali, i vecchi archibugieri imperiali sono qualcosa che tutti noi ci ricordiamo. Grazie mille per questo salto all'indietro nel passato. Prego, prego. È stato un piacere. Buon gioco ragazzi, buona partita. Proseguendo la nostra carrellata, Doc, abbiamo trovato ben due armate questo giro su questo tavolo che si stanno sfidando, che tutte e due sono molto 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 carucce. Cosa ne pensi di questa armata di Nargol? Io l'ho vista prima ieri sul primo tavolo che si combatteva la possibilità di rimanere sui piani alti della classifica. Ancora una volta ci siamo davanti a qualcosa di diverso dal solito, perché appunto Nargol è sempre colori pallidi, verdi marci o colori simili. Qui, avendo comunque sì dei colori pallidi, ma non tendenti alla pelle pallida, non all'incarnato pallido, ma qualcosa di più marcescente, e un'armatura che è blu, è un bel fattore la fa spiccare, diciamo così. Vogliamo chiedere qualche informazione in più perché al proprietario, se ci raggiunge? Scusatemi ragazzi, possiamo fare una domanda su queste armate? Volevamo chiedere al giocatore di Nargol, come mai questo esercito non è verde? Cioè, che idea c'è dietro questo esercito? Cioè, l'idea fondamentalmente era di creare un'armata di Nargol a tema marittimo. E quindi, a parte che a me il verde su Nargol fa abbastanza schifo in generale, quindi so che è un'eresia, però non mi piace. E anticamente li avevo fatti con l'armatura olivastra e la carne bianca con le velature viola. Poi alla fine sono passato a questo perché ho fatto un modello che è Gathroth Spume, e mi pareva un modello molto particolare e ero stato ispirato da un concept online di Gathroth, però fatto in stile che ha vinto anche, mi pare, il Golden Demon qualche anno fa. Conferma. L'avevo visto e avevo sbrodolato male per una mezz'oretta buona. Ok, bellissimo. E da qui mi è venuta l'idea di fare Nargol a tema marittimo. E però per ora una bellissima armata, ovviamente. Un pezzo preferito, un pezzo più bello? È l'armata di quale sei più fiero? Ma per una questione di amore ci avrei scommesso, perché questo pezzo torna indietro di molti anni nel vecchio Warhammer Fantasy. È stata la mia prima miniatura, quindi. La tua prima miniatura? Ok, allora ha un posto particolare. Grazie mille. Mentre da quest'altro lato abbiamo un esercito di Skaven pieno di modelli. Anche per te, pezzo preferito? I Stormfield sono troppo belli. Ti vedo. Sì. Poi sono i primi in realtà che ho pitturato, quindi ho un affetto proprio. Ok. Beh, hanno un bellissimo colpo d'occhio questo esercito, questa orda murina che avanza sul campo di battaglia, molto bello. Grazie mille ragazzi, buon gioco, grazie. Caro Doc, che dobbiamo dire? Io direi che qua prendiamo una sedia, ci mettiamo tranquilli e guardiamo i dettagli di questa armata. Se avete 3-4 ore disponibili per questo video, state prendendo una sedia. Oppure seguiteci altrove, che uscirà una versione uncut di questa armata. No, la versione uncut è meglio che non esca. Uscirà anche No. E cosa vogliamo dire? Qui che non sia wow, che bello. Probabilmente potremmo stare in silenzio oppure emettere versi di ammirazione. Oppure potremmo fare un'altra cosa, potremmo chiedere all'autore come siamo arrivati alla creazione di questo esercito. Vi possiamo disturbare un secondo, ragazzi? Noi abbiamo visto questa bellissima armata di Slaanesh e ci siamo domandati come è nata questa armata, cioè che idea c'è dietro nella realizzazione, nella composizione. Perché io vedo oggi questa armata sul campo di battaglia meravigliosa?
Allora, io ho avuto in passato una armata di demoni di Slaanesh che ho amato molto. Era dipinta in questi toni di viola e rosa e l'ho venduta anni fa, dopo aver giocato per tanti anni al vecchio Warhammer. E me ne sono un po' pentito, chiaramente. Erano quelle demonette in metallo di Diaz che erano notevoli. A questo punto, appena sono usciti i demoni nuovi, ho detto, beh, rifacciamolo. Dopo più di 15 anni dalla vecchia... Ah, quindi sono tornato a giocare dopo 15 anni? Sì, dopo 15 anni. Ah, sì. Quindi un ritorno in grande stile a questo punto. E quindi l'ho rifatto, l'ho pianificata bene, cioè ho scelto i colori che avrei usato, ho fatto delle prove e poi mi sono preso quasi 2 mesi liberi. D'estate. Quindi un lavoro che è stato fatto realizzato in 2 mesi. 8 ore al giorno di pittura, con corsetta serale. Ah, quindi è proprio un progetto che è nato, certo, non come la prosecuzione, ma è nato con questa idea di portare avanti questo tipo di progetto. E li ho ambientati nel deserto perché sono del reame del fuoco, quindi li ho immaginati in un deserto così delle tentazioni. Ogni custode ha la sua tentazione ai piedi, una della conoscenza, una del denaro e una della prodezza marziale. E ho variato un po' i toni per non farli tutti uguali, quindi le pelli delle custodi sono leggermente diverse, però mantenendo usando comunque una palette ristretta, cioè pochi colori e ben armonizzati, ecco. Sì, tutti i colori sono sfumati verso un rosa pallido, che è lo stesso per tutti, in modo di armonizzare meglio il risultato. Domanda molto molto più difficile ancora, vista la bellezza di questi pezzi. Pezzo preferito? Pezzo preferito... O quello che magari ti ha dato più soddisfazione a dipingere, più... Sì, guarda, tra le varie custodi, forse quella azzurra mi piace di più, perché è l'unica su cui ho fatto anche un lavoro di conversione un po'. Gli ho scolpito un pezzo di mano, gli ho cambiato un po' la... E quello che indica, quello giusto? Che indica, sì, perché... E anche nel mio vecchio esercito ce n'era una proprio che indicava. Quindi un ricordo a questo esercito magari perso nel warp. Sì, molto... Aggiungerei solo una cosa, perché va detto, certo, che questa armata... è già stata vista e ha già vinto l'ETC, sì. L'ho portato all'ETC. Quindi è un'armata famosa, quindi. Ah, molto bene, l'ETC, quindi, sì. Ok. Come ci si sente a vincere la migliore armata a questo punto, giusto? All'ETC. Beh, devo dire che è stata una grande soddisfazione, anche perché è un evento internazionale. Vengono da tutto il mondo. Certo, quindi. Certo. Ho potuto parlare con pittori di altissimo livello, abbiamo chiacchierato bene, sono soddisfatto. Mi fa piacere, grazie, grazie mille ragazzi, grazie, buon gioco, grazie. Caro Doc, ormai diciamo sempre esatto, però va detto, cioè, perché anche qui, anche in questo caso, ci troviamo davanti a un'armata particolarissima, super super spettacolare. Posso permettermi di dire che siamo al lobby 4.0, anche 5.6.0, sì, visto così. Qua... abbiamo un'armata che in realtà non esiste, cioè abbiamo dei pezzi veramente unici che sono stati creati da zero. Sì, sì, un conto è un pezzo unico quando è magari modificato, perché magari ci ha messo quel mantello, quell'arma, che fa sì che renda un modello particolare un modello unico perché l'ho modificato io. Ma questo, ragazzi, è il sogno proibito del Mac. Sì. Qua sono modelli che non esistono, cioè, non li vedrete mai su un qualunque sito GV, pagina Facebook. Cioè, ragazzi, come si dice creare i propri modellini? Qui in realtà l'hanno presa proprio in parola, cioè da zero abbiamo creato proprio i nostri modellini. Abbiamo la personificazione del creare i modellini. E a questo punto dobbiamo andare a chiedere, ovviamente. Andiamo a vedere se ci presta un po' del suo tempo il giocatore con questa armata di Slaanesh, a cui dobbiamo chiedere un po' di cose, perché io sono 2 giorni che sto guardando questo modello e mi sto rendendo conto che c'è qualcosa che non quadra. Come è nato il modello centrale della tua armata? Beh, io volevo realizzare il Primarca del 40.000 di Fulgrim di Slaanesh, e quindi non essendoci il modello fatto dalla GV, ho dovuto crearlo con uno scheletro di fil di ferro, poi colla a caldo. La membrana è creata facendo una striscia di colla a caldo e aprendo tra i 2 pezzi dell'ala. La parte chitinosa dell'armatura è materassina, di quelle usate per fare le armature da cosplay. Il resto è plastica e della materia verde per fare la faccia. Ragazzi, chi guardando questo pezzo ha pensato sono dei pezzi di Tirannidi, sono dei pezzi, il corpo magari sarà quello di Magnus... Questo modello è creato da zero. Da zero. Quindi non provate a cercare di vedere. Ah, la spada è di... No, no. Questo non c'è un modello di riferimento. Ed è una cosa bellissima.
ed è la base di tutta la tua armata? Cioè tu sei partito da questo e poi hai... No, le Slanesh ce l'ho da tanto tempo, questo qui è venuto dopo, però diciamo io ho sei Keeper of Secret e sono tutte realizzate in questo modo, come anche gli Ictan Necron e tante altre parti della mia armata, come il carro che ha parti di modelli precedenti, ma tipo le canne dell'Argano sono cannucce, il resto è fil di ferro, la mititrebbia sotto sono fatti con ciappi di metallo da parrucchiere tagliati, sminozzati, sono 360 lame che insomma ci è voluto il suo tempo per farlo. Ragazzi, qui l'hobby è arrivato a un nuovo livello, cioè qualcosa di... No, a me capita spesso di fare anche commissioni per persone che vedono quello che faccio sulla mia pagina che si chiama The War Singer. Okay. E quindi che mi arrivino commissioni di cosa fare. Non è ancora un lavoro, ma mi piacerebbe che possa diventarlo. Ragazzi, complimenti, veramente un bellissimo esercito. A questo punto però anche dall'altro lato il suo avversario ha risposto a tono con una bellissima armata di Khorne. Facciamo una domanda: il pezzo preferito di questa armata, di questa bellissima armata di guerrieri di Khorne? Ma assolutamente il demone maggiore, il Bloodthirster, per quanto sia ancora in lavorazione, anche perché sul campo trebbia come un trattore tutto quello che incontra. Molto speriamo bene. Che riesca anche questa partita, ovviamente. Perché vedo lì un Primarca abbastanza arrabbiato che ci sta guardando, quindi. Però io da giocatore di Khorne non me ne voglia, però tifo per Khorne, quindi. Grazie mille ragazzi, buona partita, grazie. Siamo arrivati all'ultima parte di questo tour, di questo Winter Incoming. E come detto prima, manca la parte di Underworld, che adesso andiamo a passare in rassegna. Quindi, Underworld oramai è giunto alla sua terza stagione, fresco fresco del rilascio di Beastgrave, i giocatori comunque continuano a essere numerosi. E potremmo anche sfruttare questa occasione per chiedere cosa si aspettano da questa nuova stagione. Cosa arriverà nel futuro. Esatto, quindi iniziamo a girare, qui vediamo per esempio che c'è una banda già conosciuta, Mollog, quindi banda della stagione 2, contro Grashrak, giusto? Banda nuova della stagione 3, quindi come si comportano queste bestie sul campo? Direi delle più rosee aspettative. In realtà non ci aspettavamo che fossero così funzionali, così divertenti da giocare. Per il momento sta andando bene. Poi Mollog è sempre Mollog, quindi sarà dura. Invece sentiamo il nostro giocatore di Mollog, cosa ci dice? Ah, non ho mai giocato questo stile di Mollog, è la prima volta che lo gioco in questo modo. Sembra... Quindi mi stai dicendo che è un Mollog pacifista, che non picchia? No, per picchiare picchia, però è un modo diverso dal mio. Picchia relativamente. E mi sembra un modo interessante di giocarlo. Probabilmente mi farò un mazzo anch'io così. Lo aggiusterò. Vi lasciamo giocare tranquilli. Grazie mille, ragazzi. Nuove nel senso, mai provate, giusto? Ma in realtà ci ho fatto 3 partite, quindi guarda, proprio delirio oggi. Come si comporta questa Grimwatch? Sono bellissimi, veramente. Bellissimi. Fortissimi. Okay. E soprattutto sono... cambiano molto il modo di giocare in questo momento che c'è, e hanno una capacità, la loro per me stanno, potrebbero mandare in pensione gli Skaven, quelle che erano addirittura, quindi bye sì. Bye Skaven, Screech no more. Cambiano molto lo stile di gioco, più che altro che il fatto che io ti resto all'inizio un pezzo dell'attivazione senza far niente aiuta un parecchio, perché sembra, vabbè, meno di fuck, sai com'è, sappiamo tutti come gira, però ad ora sembra così, molto divertente. Quindi domanda che estendo a entrambi i giocatori: come pensate che può impattare questa nuova espansione, questo Beastgrave sul meta? Tanto bello che è stato, è bello che ci sia tanta novità, il fatto che via la season 1 finalmente, via tutti gli universali, che bello, non permette di fare tante combo così sgrave, finalmente carte che di merda, diciamolo candidamente, come Rimbalzo che erano totalmente game breaker. Rimbalzo che, ti interrompo un secondo, giusto. Avevo anch'io in qualche mazzo, non mi è mai entrato una volta, ma ogni volta che l'ho avuta contro entrava. Vabbè, anche a me, guarda, è classica, cioè la legge di Murphy si sa che come funziona. No, e soprattutto anche tipo girare il coltello, che comunque sono carte che erano totalmente o god hand in mano, apro, ti vengo addosso, ti rovino addosso, erano un po' meno che rovinano il gioco. Vediamo adesso come evolverà, però sicuramente a me per ora sono contento. Il tuo parere sul meta? Come può cambiare secondo te con Beastgrave? Come diceva Andrea, sono delle belle novità perché è cambiato tanto.
sono contento che è uscito anch'io il ciclo 1, quindi permette tante nuove combinazioni e quindi come se fosse un gioco più fresco, diciamo più così. Fresco e più nuovo. Perfetto, grazie mille ragazzi, buona giocata. Vi disturbo un secondo perché qua va detto che per quanto i modelli non siano modificati perché sono totalmente riconoscibili, abbiamo delle signore basette sotto, quindi due parole su come ti è venuto in mente e come hai realizzato queste basette. Ho pensato di utilizzare del sughero sotto con sopra del stucco ruvido per fare le basette. Ci ho messo sopra delle tombe che ho comprato, già fatte, e poi per il per far sì che sembri più vero il tutto ci ho messo dei fiorellini, dell'edera, teschi svolazzanti, eccetera eccetera. Manca soltanto, il risultato è ottimo. Grazie. Rendono davvero molto molto bene. Manca solo il guardiano, che purtroppo non sono riuscito a finire del tutto. Sarà per la prossima volta, il prossimo torneo, che non porterò loro perché non mi stanno dando delle grandi soddisfazioni. E appunto qui volevo chiederti, cioè com'è muoiono giocare oggi? Muoiono, ma muoiono punto e basta. Quindi giocare oggi con una banda season 1, quando siamo alla season 3, secondo te inizia ad arrancare un pochino? Sì, molto, nel senso che su 5 partite, con questa che secondo me perderò sicuramente, ne ho perse 5, quindi non è proprio bello. Ah, cioè chiediamo a questo punto all'avversario com'è ammazzare scheletri. Facile. Io ero abituato con mio padre, quello lì, che ha fatto cioè fino a un anno fa a giocarli. Ero sempre devastato, quindi un po' è noioso, però mi sto divertendo a giocare con lui perché diciamo che esatto, è un po' un esatto. Però mi diverto perché lo conosco, quindi è bello giocare. E questi spezza maledizioni oggi ti stanno dando soddisfazioni? Ah beh, la prima volta che li uso competitivi in torneo, la prima partita ho avuto il bye, quindi non è che ho potuto tomare molto. E prima l'ho perso. Che forte col bye. Esatto. L'ho perso però di poco, quindi si stanno comportando bene. Ragazzi, buona giocata. Grazie. Mi farebbe piacere che diventasse una costante anche nel panorama italiano, essendo comunque un evento che unisce tante regioni, tante città diverse e tanti giocatori differenti. È stato indubbiamente il torneo più grande che si è tenuto finora in Italia di AOS. Sintomo che AOS... Sintomo che merita e che merita tutta la nostra attenzione e incoraggiamento. Ma il vero merito è di tutti voi, che siete venuti, chi da più vicino, chi da più lontano, e ha partecipato con piacere e con passione a questi due giorni di gioco. Quindi il vero ringraziamento è a tutti voi che siete qui oggi e che siete rimasti a questa premiazione. Bravi! Quello che faremo adesso è premiare prima i premi che sono extra podio o comunque extra classifica, che sono premi che vanno a premiare una componente molto importante di questo gioco, che è l'hobbismo. Se voi ci fate caso, il vero tema che ha unito in questi due giorni è stato il concetto del full paint, ovvero il concetto del hobby. Warhammer e Age of Sigmar non è solo un gioco di pupazzi, è un gioco di hobbismo che parte dal giocare sul campo, sicuramente da un aspetto più competitivo, ma anche da un aspetto di modellismo che lo pervade a 360 gradi. Ma il modellismo è anche passione per il background, è anche passione per la pittura, è anche passione che non ha età. In mezzo a noi ci sono sia ragazzi giovanissimi che persone più veterane con gli anni, che però sono accomunati dalla stessa funzione, dalla stessa passione, scusate. Bravo! Iniziamo dal premio Young Blood, ovvero il premio sostanzialmente al il più cucciolo di noi, un ragazzo che è il più piccolo fra di noi e che si è fatto le ossa in questa prima due giorni di gioco. Bravo Doc! Bravo Doc! Bravo Doc! Il premio Young Blood viene vinto da Matteo Chesini. A seguire c'è un altro premio che è stato, vi confesso, un po' difficile stabilire, specialmente perché tutti voi davate massima sportività all'altro, che cazzo da fa massima sportività all'altro? Sono tutti massima sportività. Ma mi ha detto di no. Bravo, questo è un ottimo approccio. Ora,
Pertanto vince il premio sportività basandosi sulle partite preferite Alfano. Grazie a tutti, A furor di popolo qua c'è un altro premio molto importante extra podio che, diciamo, a detta mia e del pittore e ovviamente tutto quello che fa parte dello staff della Ludic, è stato insindacabile, che è il premio pittura, che va a Marco, correggetemi se sbaglio, Marco Pino Monti. Marco conferma un ottimo risultato pittorico che è stato già premiato quest'anno a IETC con un'armata Slanesh veramente straordinaria, e anche, anche in questa occasione non potevamo esimerci dal dire che effettivamente è l'armata più bella che ho mai visto. Complimenti. Bravo! L'ultima componente è una componente per me nata un po' in maniera goliardica. Stavo al mare e mi stavo a leggere il libro di un vecchio giocatore di Warhammer, Conan Laurenzi, e mi è venuta in mente l'idea che per questo Weekend Warlord potessimo inaugurare un premio letteratura. Pertanto ho chiesto ad alcuni di voi di... in realtà ho chiesto a tutti voi, e solamente alcuni, però in realtà è stata una risposta molto maggiore di quanto aspettassi, in quanto ho ricevuto 12 background delle vostre armate. 12 background è per me un risultato straordinario, perché rappresenta che veramente c'è gente che ha passione in quello che gioca e vuole dare una connotazione personale a quello che gioca. Leggendoli insieme abbiamo deciso di attribuire il premio narrativa a Francesco Rampionesi. Complimenti davvero, tutti i background saranno pubblicati, saranno impaginati, corretti, perché ad esempio tipo la Sensacca, mortacci vostra. Paginati e corretti e pubblicati per far vedere a tutti quanti che comunque c'è enorme passione in questo mondo. Decimo, Canali Lorenzo. Nono, Graziosi Andrea. Ottavo, Quintur Thomas. Settimo, Patani Daniele. Sesto, Masiero Stefano. Quinto, Palmieri Domenico. Quarto, fuori dal rating, fuori dalla top, Alessandro Galli. Ragazzi, quarto Boiano Jones, vecchi, 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 mamma mia, rimasti ragazzi, terzo, entra in podio, ragazzi, un minimo di attenzione, questo qua è un podio strameritato che dà veramente molta speranza. Il commento quando Maria ha scoperto questa ragazza è del 2000, ha detto montacci tua, c'ha più barba lui a 20 anni che tu a 30. Terzo, Leonardo Ravioli, bravo! Secondo, ormai, come si dice, Monza, Brianza, vabbè, ci prenderò la più di Monza, Brianza. Secondo, Edis Andrea. Grazie. E vince, ragazzi, la prima edizione del Weekend Warlord un giocatore che ha fatto un torneo veramente eccezionale. L'ho vinto perché?
Vinto perché non c'era Nardi, vi dico la verità. Vince primo in classifica Onorati Luca. Ora, vai. Volevo ringraziare anche i ragazzi della Ludic, Giulio, Ale, che sono impegnati tanto per fare questo torneo mentre noi giocavamo, perché ci sono state ore, giorni, quasi mesi, no, di lavoro dietro. E nessuno, mesi, nessuno se ne è accorto, anzi probabilmente tutti se ne siamo accorti, ma forse nessuno lo sa bene perché non aveva stretto contatto, ma io ho un contatto diretto e so quello che hanno fatto per questo torneo, e 60 giocatori non sono pochi da organizzare. E niente, quindi un applauso a tutti quelli che hanno organizzato. Speriamo che come Lega questo sia solo il primo di tanti eventi, ci stiamo muovendo attivamente su tutto il territorio, dobbiamo organizzarne altri e di vederci tra un anno, non lo so quando, con un evento del genere qui a Milano. Grazie. Ragazzi, grazie a tutti, grazie a tutti ancora, lo ripeterò e non stancherò mai di farlo per questi due giorni di gioco, e spero di vedervi il prima possibile. Buon rientro a casa a tutti voi e buona serata. Tre, no, che cosa? Due, uno. No, aspetta, 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 aspetta. Lots of words to no. Block him on the other side. So. He's a top player. Yeah. I'm not at the first table. Okay. That is not, non sono ai primi tavoli. That doesn't mean I understand a little bit. That doesn't mean that you are not a top player. Easy. Okay. End of hero phase. Have a good game, okay. Boy. Vieni qua con me. Allora, vedi qua. Vedi qua, vedi qua. Vedi qua. Così. Così va bene. Tre. Aspetta.